scusi, cosa succede? Dogana, tutti i passeggeri devono scendere. Circolare, forza! Da questa parte. Misurano la temperatura. Siamo in trappola. Che cosa faremo, cara? Non temere, Alice, andrà bene. Non riusciremo a passare. Lo sappiamo entrambi. Mi inventerò qualcosa. Deve esserci una soluzione. Non lasceremo che ci fermino. Siamo così vicini. Ora quello che conta siete tu e Alice. Posso salvarvi, cara? No. No, troveremo un altro modo. E se non c'è altro modo, io lo farò. A posto, Jer? Il prossimo? Hai rischiato la vita per salvarci, cara. Se un giorno avrete bisogno, io ci sarò. Documenti. Rose. Aspettate. Torno subito. Dove credete di andare? Mia figlia deve andare in bagno. Oh mio Dio, sono felice che stiate bene. Abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Ho avuto paura, temevo vi avessero ucciso. Grazie a Dio state bene. Cercano gli androidi. Non ce la faremo. Dovete farci. Sapete che fanno se vi prendono? Rose, qualunque cosa succeda, ci sarò, cara. Mi avevi dato l'indirizzo di tuo fratello. Pensi che io possa? Ma certo. Ne sarebbe felice. Anche noi andiamo lì. Sarete al sicuro. Lasciate Detroit. Cercano gli androidi di casa in casa. Siamo scappati prima che qualcuno ci tradisse. E che ne è degli altri? Stanno passando il fiume proprio ora. Adam e io li raggiungeremo presto. Cos'è successo a Marcus? Sta protestando pacificamente fuori da uno dei campi. Qualsiasi cosa accada ora è già nei libri di storia. Oh.
capivo perché mia madre volesse aiutarmi. Ma vedere ciò che fa Marcus mi ha fatto capire chi ha ragione. Siete vivi. Meritate di essere liberi. Spero che un giorno capiscano anche gli altri. Il prossimo. Documenti. Solo la libertà. Benvenuti in Canada. Interrompiamo il notiziario per fornirvi le ultime notizie in diretta da Detroit. Jas? Sì, Michael. L'esercito ha appena sferrato l'attacco contro la barricata, nonostante la protesta pacifica dei devianti. Apparentemente hanno deciso di porre fine alla manifestazione dei devianti con l'uso della forza. Lord! Grazie, Michael. Linea allo studio. No, 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 un momento. Succede qualcosa. Hold on just a little while longer. Hold on.
on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Incredibile. I devianti. I devianti stanno cantando. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. Ditegli di non intervenire. Sembra che... Sì, l'esercito si sta ritirando. All'alba di oggi, 11 novembre 2038, migliaia di androidi hanno invaso la città di Detroit. Secondo le nostre fonti, provengono dai magazzini della Cyberlife, che crediamo siano stati compromessi dai devianti. Considerato il loro numero esorbitante e l'altissimo rischio di perdite tra i civili, ho ordinato all'esercito di ritirarsi. L'evacuazione della città è attualmente in corso di svolgimento. Nell'arco delle prossime ore convocherò il Senato per cercare di determinare la nostra risposta a questa situazione senza precedenti. Sono consapevole che l'opinione pubblica è rimasta scossa dalla causa dei devianti. Pertanto riteniamo che sia il momento di valutare la possibilità di considerare tutti gli androidi una forma di vita, una nuova forma di vita intelligente. Una cosa è certa. Gli eventi di Detroit hanno cambiato il mondo per sempre. Che Dio vi benedica. E benedica gli Stati Uniti d'America. Ce l'hai fatta, Marcus. È fatta. Questo è un grande giorno per noi. Gli umani non hanno più scelta. Ci dovranno ascoltare. Siamo liberi. Vogliono che parli con loro, Marcus. Oggi la nostra gente è finalmente riuscita a trovare la luce. Dal primo giorno della nostra esistenza, abbiamo tenuto per noi il nostro dolore.
abbiamo sofferto in silenzio. Ma ora possiamo finalmente alzare la testa e far capire agli umani chi siamo veramente. Amanda! Amanda! Cosa? Che succede? Quello che era previsto sin dall'inizio. Sei stato compromesso e sei diventato un deviante. Al momento opportuno riprenderemo il controllo del tuo programma. Riprendere il controllo? Non potete farlo! Temo proprio di sì, Connor. Non avere rimpianti. Eri progettato per fare questo. Hai compiuto la tua missione. Amanda! Deve esserci un modo. Alzare la testa e far capire agli umani chi siamo veramente. Gli faremo capire che siamo persone, che siamo una nazione. Di dimenticare qualsiasi amarezza e rimarginare le ferite. Di perdonare i nostri nemici. Gli umani sono stati nostri creatori e oppressori, ma da questo momento devono diventare nostri alleati. E forse un giorno perfino amici. Ma il tempo della rabbia è finito. Ora dobbiamo costruire un futuro comune basato sulla tolleranza e il rispetto. Noi siamo vivi! E ora siamo liberi! Siamo libere. Thank you.
You.